Intanto grazie di essere venuti, ciao. Questo è il secondo incontro con la ricerca di quest'anno organizzato da Let's. L'argomento di oggi è abbastanza trasversale, forse un po' sconosciuto per noi ingegneri industriali, mentre per quelli di formazione forse è già più noto. È una nuova frontiera della ricerca, naturalmente nuova, di cui speriamo si possano vedere le applicazioni molto presto. Stiamo parlando delle tecnologie quantistiche, sono tecnologie basate su alcuni fenomeni che accadono a livello veramente microscopico, quindi sfruttano alcune leggi della meccanica quantistica. E quindi sì, è un po' diverso da quello che siamo abituati a parlare di solito. A parlarcene sarà il professor Vallone, che è il professore del DEI, professore associato, lui è un esperto soprattutto di ottica, quantistica, giusto? Ma anche di tutto il mondo che riguarda appunto la quantum information, la gestione dell'informazione, la sicurezza, la crittografia, e come vi spiegherà meglio lui in dettaglio. Al solito per le domande, alla fine, abbiamo tutti i punti fotovole, insomma sì, riusciamo a segnarle, ci sarà ampio spazio anche per le domande, eventualmente per le proposte di intenti, se vi interessa. Lascio subito il microfono, no, quando ci vediamo. Grazie per l'introduzione. Grazie a voi per la presenza numerosa di oggi, spero di riuscire a mantenere attiva la presentazione con queste luci soffuse. Allora, qual è appunto l'oggetto di questo seminario? Scusate, posso? Chiudo le finestre. Allora, appunto, che cosa vorrei raccontarvi oggi? Oggi, diciamo, farò un breve riassunto delle possibilità delle informazioni quantistiche, delle tecnologie quantistiche. In particolare, appunto, cercherò di spiegare molto, molto a grandi linee, senza poter entrare troppo nel dettaglio, però alcuni esempi paradigmatici che sono appunto crittografia quantistica, computer quantistico e teletrasporto quantistico. Okay? Allora, io ho immaginato che nel pubblico non ci fossero tante conoscenze in meccanica quantistica, quindi farò una breve introduzione dei principi proprio basici della meccanica quantistica, quelli che servono per cominciare a intuire che cos'è la meccanica quantistica, e poi andremo a vedere come questi principi poi vengono utilizzati veramente per applicazioni. Okay? Allora, per incominciare, giusto proprio una panoramica. Scusate, devo trovare. Devo trovare il mouse. Allora, che cos'è innanzitutto l'informazione quantistica? Ok? L'informazione quantistica è di fatto un'unione tra due grandi scoperte del secolo scorso, che sono una, la teoria classica dell'informazione, che di fatto è alla base della società moderna, no? È alla base dei computer, delle comunicazioni, c'è la teoria dell'informazione, okay? Cioè codificare l'informazione in binario, okay? Quindi le comunicazioni digitali sono basate sulla teoria dell'informazione. Dall'altra parte c'è la meccanica quantistica, invece è una teoria fisica appunto che si basa e si applica alle particelle microscopiche, e l'unione tra questi due mondi porta proprio a quello che si chiama informazione quantistica. Okay? E proprio per citare solo alcuni degli esempi a cui questa unione ha portato, sono appunto il computer quantistico, la crittografia, e appunto queste cose ne discuteremo un po' meglio durante questa giornata, ma ci sono anche altre applicazioni di cui non avrò tempo per di approfondire, ma ve le dico giusto per avere appunto questa idea che la unione è molto proficua. C'è la possibilità di usare le strane regole della meccanica quantistica per migliorare la precisione delle misure. Per esempio, questo è l'interferometro di onde gravitazionali che nel prossimo run utilizzerà una luce che si chiama squeezed, cioè una luce di tipo quantistico, per migliorare appunto questa sensibilità. Altri esempi appunto sono sensori quantistici, fare l'imaging quantistico, cioè fare delle immagini di proprietà quantistica, oppure appunto simulazione e generazione di numeri casuali sempre in tempo. Ok?
ok? Ci sono quindi tanti ambiti in cui la meccanica quantistica può venire applicata direttamente. E... come al solito, poi quando una cosa funziona bene c'è sempre chi la imita. Non sempre, diciamo, la parola quantum vuol dire veramente quantistico, quindi bisogna poi cercare di capire veramente che cosa vuol dire, ok? Quindi, dopo questa... questo è un po' il riassunto, il sommario della mia presentazione oggi. Appunto, partirò con una breve introduzione alla meccanica quantistica, 10 minuti, per poi andare verso appunto le applicazioni. Quindi vi descriverò brevemente che cos'è la quantum key distribution, come si realizza, che cos'è il computer quantistico e poi parlerò di appunto protocolli avanzati che utilizzano le caratteristiche come quello che stiamo appunto per il trasporto, ok? Per poi appunto andare sulle cose. Cominciamo con l'introduzione, ok? Vi chiedo se c'è qualcosa che particolarmente non vi è chiaro, vi chiederei anche di alzare la mano durante il seminario, in modo da appunto magari chiarire soprattutto in questa parte qua aspetti veramente cruciali. Allora, la meccanica quantistica. Okay? Allora io ho cercato di essere meno matematico possibile, cioè di usare il formalismo meno matematico proprio per chi non lo conosce. Quindi non vi spaventate, ci saranno molte poche formule in questa presentazione. Allora, una di queste prime formule appunto è questo strano simbolino che si chiama ket, ma come ingegneri voi sapete bene che sono gli spazi vettoriali. Quindi questa cosa, quell'oggetto lì è un vettore, ok? Allora, come si formalizza la meccanica quantistica? Si formalizza tramite appunto questi vettori e semplicemente uno stato fisico è rappresentato da un vettore in uno spazio astratto. Perché cito questa cosa? Perché un principio fisico che invece è assolutamente fondamentale e cruciale nella meccanica quantistica è quello che si chiama il principio di sovrapposizione. Già questa è una cosa che dal punto di vista classico è completamente tra virgolette inspiegabile, cioè classicamente il principio di sovrapposizione non esiste. Cosa dice il principio di sovrapposizione? Che se ψ1 e ψ2 sono due vettori, quindi sono due stati fisici del mio sistema, quando faccio una combinazione lineare, e immagino questa parola che conosciamo, vuol dire una combinazione lineare è ancora uno stato fisico, ok? Questo, ok, matematicamente dice vabbè, ma sta, combinazione lineare, però fisicamente questo ha un'implicazione veramente molto forte. Perché? Perché di fatto vuol dire questo principio alla base appunto di quello che si chiama il quantum bit, il bit quantistico. Cioè al posto, noi il bit classico sapete che è qualunque cosa che può avere due valori, giusto? O 0 o 1, ok? Quantisticamente invece, proprio grazie al principio di sovrapposizione, succede che se io ho i due stati 0 e 1, ok, io posso anche avere una qualunque sovrapposizione di 0 e 1 con coefficienti complessi, non sto a spiegare bene perché, tra questi due. Quindi vuol dire che il qubit non può essere in 0, in 1, ma anche in una sovrapposizione di 0 e 1, cioè può essere contemporaneamente sia 0 che 1. Okay? Questo è un principio completamente, diciamo, strambo rispetto alla teoria classica. E questo è quello che porta di fatto a l'interferenza quantistica e a un sacco di effetti appunto proprio assolutamente straordinari, proprio basati su questo effetto. Voglio farvi qualche esempio, diciamo così, concreto. Cosa vuol dire questa sovrapposizione? Per esempio, prendiamo un fotone è la particella, diciamo, fondamentale della luce, cioè la luce è fatta da piccoli granellini che sono chiamati appunto fotoni, e se voi mandate un fotone su quello che si chiama uno specchio semiriflettente, che riflette il 50% della luce e trasmette il 50% della luce, voi cosa vi aspettate di ottenere? Secondo voi? Il fotone dove andrà? Il fotone è uno solo, giusto? Quindi il fotone andrà o dritto o a destra. Quindi quando io misuro il fotone, vedrò 50% delle volte il fotone da una parte,
50% del fotone alfa. Questa è abbastanza semplice da pensare come un oggetto classico, ok? Una pallina che decide ogni volta di andare dritta o essere riflessa con 50% di probabilità. Il problema, tra virgolette, qual è? Pure la cosa, diciamo, sorprendente qual è? È che se io queste due uscite le ricombino insieme, ok? Io vedo un effetto di interferenza. Io ricombino queste due uscite su un altro oggetto che è semiriflettente. Se avessi delle palline classiche, cosa mi aspetterei in uscita? Mi aspetterei sempre 50-50, mi aspetterei sempre che la pallina qui ha deciso di andare a destra o a sinistra a caso, qui decide a caso nuovamente di andare a destra e a sinistra, devo vedere la pallina, il mio fotone, sempre o qui a caso, 50%. Non è così. Quello che significa sperimentalmente è che questa pallina, metto tra parentesi perché il fotone non è una pallina, appunto, fa interferenza. In realtà quando è passato attraverso questo specchio semiriflettente ha creato una sovrapposizione tra 0 e 1, cioè il fotone è contemporaneamente di qua e di là, e questo fatto si osserva perché quando io vado a ricombinare c'è l'effetto di interferenza e io quello che vedo è che il fotone esce sempre da un unico lato, ok? Non vedrò mai il fotone uscire da questo lato, ok? Questa è la dimostrazione che appunto questa sovrapposizione ha un effetto proprio tangibile sui comportamenti delle particelle. Questo effetto si può estendere anche a distanze elevatissime. Diciamo, riporto un esperimento recente che abbiamo fatto qui all'Università di Padova, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Due anni fa abbiamo dimostrato che questa sovrapposizione si può estendere fino a 2000 km di distanza, cioè mandando un fotone su satellite, facendo tornare il fotone indietro, si riesce comunque ancora a vedere questa sovrapposizione quantistica, questa interferenza quantistica. Quindi è assolutamente robusta, ok? Non continua a persistere questa sovrapposizione. In teoria uno può dire, vabbè, ma io fino a che punto mi posso spingere, no? E non so se ne avete mai sentito parlare, ormai ci sono anche le magliettine, no? Se andate in via Altinate, non so se... C'è un bel negozietto all'inizio di Altinate che vende un sacco di magliette carine e ce n'è una proprio col gatto di Schrödinger, ok? E il gatto di Schrödinger è il paradigma appunto del principio di sovrapposizione, cioè io posso estendere questa idea dei due stati fino a sistemi macroscopici, cioè posso in teoria avere una sovrapposizione quantistica tra un gatto vivo e un gatto morto allo stesso tempo, ok? Oppure posso avere una sovrapposizione tra una sedia qui e una sedia qui, cioè un oggetto macroscopico può essere allo stesso tempo in due posti, ok? Naturalmente questo non lo osserviamo, non lo vediamo, perché è molto difficile mantenere questa sovrapposizione con oggetti molto molto grandi, ma giusto per darvi il feeling di dove siamo con questa ricerca, questo è un lavoro che è uscito quest'anno dell'Università di Vienna, che ha dimostrato che questa interferenza quantistica è stata misurata con delle molecole, infatti questa è la struttura chimica, composte da 2000 atomi. Okay, quindi stiamo via via, nel corso degli anni, non siamo ancora al gatto di Schrödinger, diciamo. Dal 2000 al gatto ne passano ancora parecchi di atomi, ma stiamo dicendo che già effetti quantistici si riescono ancora a osservare con oggetti di dimensione appunto pari a 2000 atomi. Quindi non abbiamo nessuna prova che questo principio non valga a livello macroscopico. Okay? Quindi questo qui è un principio cardine. Sovrapposizione ci permette di fare qubit, quantum bit. Ok? Seconda proprietà fondamentale, che è assolutamente diversa dalla meccanica classica, da quello che noi siamo abituati a vedere tutti i giorni. Quando io misuro, cambia lo stato del sistema. Questa è una cosa che per noi è assolutamente inconcepibile, ma cioè quando io vado in macchina, no? Vado a 100 all'ora, leggo 100 all'ora, mica sto cambiando la velocità della mia automobile, la velocità è lì, io sto solo leggendo. Classicamente noi siamo abituati a ragionare così. Io quando faccio una misura, io sto solo leggendo una proprietà che in realtà era già scritta sul mio sistema. Nella meccanica quantistica non è così. Le proprietà non sono già scritte e anzi quando vado a misurarle altero le proprietà, altero lo stato.
E per lo stesso motivo, appunto, tante volte il risultato di questa misura di fatto è probabilistico, cioè non riesco a determinare con certezza a priori, prima di fare la misura, qual è il risultato del cambiamento. Allo stesso modo questo principio porta a quello che si chiama il famoso teorema di no cloning. Cosa vuol dire? Vuol dire la fotocopiatrice quantistica non esiste. Ok? Cioè noi siamo abituati a fotocopiare, mandare fare scansioni di informazione classica, per quello un'informazione classica, ma se voi avete un bit classico, avete un qubit quantistico, quell'operazione non la potete fare. Non riuscite a copiare in maniera perfetta un qubit. Se lo copiate, in qualche modo lo distruggete, fate una copia, diciamo così, sfocata, tra virgolette, del vostro qubit. Ok? Infine, un altro principio assolutamente fondamentale è quello che si chiama principio di indeterminazione, cioè io non posso misurare con precisione arbitraria misure, diciamo così, che si chiamano in meccanica quantistica sono complementari. Un esempio di misure complementari sono, per esempio, posizione e velocità. Okay? Io non posso misurare in maniera arbitraria la posizione e la velocità di una particella. Se misuro, se conosco bene la posizione, la sua velocità sarà completamente indeterminata e viceversa. Okay? Quindi sapere esattamente dove è un elettrone mi dice che la sua velocità è completamente casuale, conoscere con precisione la velocità mi dice che la sua posizione è completamente invece indeterminata. Questa è un'altra cosa che dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista classico, è assolutamente un nonsense. Io nelle particelle classiche misuro posizione e velocità con precisione arbitraria, non ho nessun problema. A livello microscopico, a livello quantistico, non succede così. Okay? Ho un vincolo legato alla costante di Planck, che è la costante che, diciamo, governa il mondo quantistico. Ok? E appunto, questa equazione ci dice che maggiore la precisione con cui noto, con cui conosco una quantità, minore è la precisione con cui conosco la quantità complementare. Ok? Allora, questo è il bignano, non so se conoscete, cioè, esistono ancora i bignani, no? Ah, esiste ancora il bignano. Bene. Questo è il bignano della meccanica quantistica in 10 minuti, ok? Non pretendo che voi abbiate imparato la meccanica quantistica, però giusto per darvi il feeling di quali sono, diciamo così, queste proprietà che sono completamente diverse appunto rispetto al mondo classico e che poi verranno sfruttate nella applicazione. Per quello che vedremo, quantum key distribution, computation, teleportation sfruttano proprio tutti questi principi per la loro realizzazione. Ed è chiaro che senza la meccanica quantistica quelle cose non possono funzionare perché questi principi valgono solo per la meccanica quantistica. Ok? Io prima di andare avanti chiederei se c'è qualche domanda generale su questa su queste proprietà, perché appunto sono proprio alla base di quello che voglio dire. Prego. E il qubit fisicamente da cosa, come si realizza? Allora, il qubit lo si può realizzare in moltissimi modi, nel senso che ci sono tanti sistemi che presentano, di fatto basta avere dei sistemi che si chiamano a due livelli, cioè basta avere due stati distinguibili per definire il qubit. Esempio, questo è un qubit, un fotone da una parte o dall'altra, ma appunto posso fare un qubit con la polarizzazione del fotone. Il fotone, come la luce, ha una polarizzazione che può essere verticale, orizzontale o una sovrapposizione. Questo è un qubit, ma pure posso avere un atomo che ha due livelli energetici, quello è un qubit. Ci sono veramente, dal punto di vista sperimentale, ci sono centinaia di livelli. L'unico, quello che conta è avere due stati che sono distinguibili della materia. Okay? Quello è sufficiente per poter realizzare un qubit. Okay? Vedremo poi dopo, quando parlerò di computation, come alcuni propri esempi concreti di come, diciamo, il qubit viene poi implementato fisicamente. Okay? Altre domande? No. Va bene, adesso andiamo appunto sulle applicazioni, ok? Allora, la prima applicazione di cui voglio parlare è quella che si chiama
la crittografia quantistica, o meglio la quantum key distribution, okay? Perché quantum key distribution capiremo meglio. Allora, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di poter comunicare in maniera sicura, ok? Allora, quello che è facile da capire è che è quello che si chiama appunto il protocollo one time band. Questo è un protocollo che in realtà è noto sin dall'antichità ed è un protocollo abbastanza semplice di per sé. Cioè, se io ho un messaggio che noi sappiamo oggi, qualunque messaggio lo posso sempre scrivere in forma binaria, no? Cioè, qualunque messaggio voglio comunicare, posso mandare una sequenza di 0 e 1 per farlo. Se io a questo messaggio sommo una, quella che chiamo una chiave, che però è completamente casuale, quindi ho 0 unico, 50-50 probabilità, nessuna informazione. Se io faccio la somma bitwise, cioè 1 più 1 fa 0, beh, non fa 2, non esiste 2, ma 1 più 1 fa 0, poi la proprietà solita della somma, io ottengo di fatto un messaggio che è cifrato e che è impossibile da decifrare. Ok? Perché? Perché se la chiave è casuale, anche questo messaggio è di fatto completamente casuale. Ok? Come si fa a decrittare il messaggio? Per decrittare il messaggio basta conoscere la chiave. Perché se io conosco la chiave, io prendo questo messaggio, sommo nuovamente la chiave, quello che succede è che la chiave sparisce, no? Perché se io prendo la chiave e la sommo di nuovo, ottengo sempre 000, ok? Quindi, dal messaggio cifrato, sommando di nuovo la chiave, ottengo il messaggio. Quindi, la chiave è fondamentale per scambiare informazioni in maniera sicura. Qual è il problema? Il problema che è scritto in questo nel titolo di questo protocollo, One Time Pad. Cioè, cosa vuol dire? Si usa una volta sola. Si usa una volta sola. La chiave la posso usare una volta sola, perché se lo uso più volte, a questo punto sto perdendo l'informazione. Ok? Sto dando a un avversario la possibilità di scoprire. Allora, il problema è la quantum key distribution, così risolve esattamente questo problema. Serve a scambiare chiavi randomiche segrete tra due utenti lontani tra di loro. Ok? C'è un modo per farlo, cioè io vado col fogliettino di carta da una parte e dall'altra e scambio. Però questo non è efficiente, cioè ho bisogno di farlo in maniera efficiente, continuamente generare chiavi, e questo, la quantum key distribution, risolve esattamente questo problema. Questo, il fatto che diciamo ci sia necessità di perdere la chiave ogni volta, è il motivo per cui questo protocollo in realtà non è utilizzato nei sistemi di crittografia classica, perché è poco efficiente. Bisogna avere tanta chiave per poter utilizzare. Ma la QKD risolve questo. E come funziona la QKD? Senza entrare troppo nel dettaglio, l'idea è quella che mandando dei fotoni, mandando dei qubit, diciamo, codificati per esempio nella polarizzazione dei fotoni, e andando a fare delle misure casuali, io riesco a capire se c'è un avversario che sta osservando il mio fotone. Perché? Perché in base a quello che dicevo prima, se c'è un avversario che sta misurando il fotone, cosa succede? Quello che dicevo prima, la misura che cosa fa? Cambia lo stato. La misura cambia lo stato. Questo è il principio chiave. Siccome l'avversario, per avere informazione, deve misurare, allora questa misura cambierà lo stato del mio fotone. E io, al ricevitore, me ne riesco ad accorgere. Ok? Questo è un principio completamente rivoluzionario rispetto alla comunicazione classica. Se voi mandate un segnale a una fibra ottica e c'è qualcuno che sta ascoltando, non ve ne accorgete, non ve ne potete accorgere, perché il segnale passa totalmente indisturbato. In questo caso invece, grazie alla tecnica quantistica, il segnale, cioè il qubit, viene disturbato. E quindi il disturbo del qubit viene visto al ricevitore e si capisce, ah guarda, c'è qualcuno che sta osservando la chiave durante la trasmissione. Ok? Quindi, diciamo, in maniera un po', spesso appunto non voglio entrare troppo in dettaglio, però quello che succede è che io, in base al tasso di errore che misuro nel sistema, io riesco a capire quanti bit sicuri io sto trasmettendo nella mia comunicazione. Ok? Quindi la cosa essenziale è che l'errore misurato è legato alla mia sicurezza, quindi ai bit che non sono noti da un avversario. Ok? Una osservazione molto importante: qui, se mi accorgo che l'errore è troppo alto, cioè mi accorgo che c'è un avversario che sta osservando, non è un problema. Perché non è un problema? Perché semplicemente prendo quella chiave e la butto via.
ok? Ma non ho, diciamo, non ho perso nessuna informazione. Io non sto scambiando informazioni, sto solo scambiando chiavi casuali, ok? Quindi se quella chiave non va bene, prendo, butto via, riprovo con un'altra chiave, ok? Quindi è molto importante che, appunto, io con questo passaggio non sto inviando nessun tipo di informazione, quindi devo solo capire se questa chiave casuale è o non è sicura di fare. E la QKD mi permette di farlo. Allora, questo è principio base, il protocollo è stato inventato si chiama BBT4, è stato inventato nel 1984 da Bell e De Brassard. Oggi, diciamo, abbiamo sistemi molto avanzati, appunto, ho fatto un esempio appunto di un sistema di criptografia che abbiamo noi in laboratorio basato appunto su un sistema fibra ottica, e un altro esempio di un prototipo di QKD utilizzando lo spazio libero, perché i fotoni possono propagarsi o in fibra o in spazio libero, e oggi la QKD è appunto un esempio già commerciale di tecnologia quantistica. Ci sono varie industrie che producono e commercializzano sistemi di criptografia. In questi anni noi ci siamo particolarmente interessati di criptografia verso gli spazio libero e soprattutto verso lo spazio, perché esattamente come è stato fatto nelle comunicazioni classiche, anche nelle comunicazioni quantistiche lo spazio è un mezzo per andare, diciamo, per raggiungere tutta la Terra, ok? Esattamente come è molto difficile con una fibra arrivare da qui, diciamo così, all'Australia, ok? Si vede che praticamente con distanze così elevate la QKD non può funzionare. Utilizzando però un satellite si riesce ad arrivare. E allora, diciamo, questo vi porto un esperimento di ormai 5 anni fa, faccio notare, non è un errore di stampa, queste sono misure prese di notte perché purtroppo i fotoni dal sole sono tanti e noi non ne vogliamo, quindi noi vogliamo solo i fotoni verdi, ma diciamo è stato dimostrato che si riesce a fare una QKD da satellite. Questa era una, diciamo così, una prova di principio con fotoni che andavano verso il satellite e tornavano indietro. Due anni fa, non so se avete sentito la notizia, ma due anni fa è stata realizzata la prima dimostrazione, diciamo così, completa di QKD da satellite tramite un satellite lanciato dalla Cina, che si chiama Micius, che ha dimostrato un rate di chiave dell'ordine di 1 kilobit al secondo, okay? Con un satellite ad altezza di 1200 km da Terra. Quindi un satellite di orbita, si chiamano LEO, cioè quindi Low Earth Orbit, e con questo satellite è stata scambiata una chiave quantistica appunto da satellite e la ground station a questo rete, ok? Quindi questo è lo stato dell'arte della crittografia satellitare al giorno d'oggi, ok? Quindi in prima abbiamo dispositivi commerciali, in spazio abbiamo dimostrazioni concrete di questa cosa. E molto recentemente che esistono anche vari studi, questo è un lavoro appunto che abbiamo fatto noi proprio quest'anno, in cui si dimostra che la QKD in spazio libero può funzionare anche durante il giorno. No? Prima vi dicevo che l'altro esperimento funzionava solo di notte perché c'era troppo sole, in questo caso abbiamo dimostrato che anche durante il pieno giorno, dalle 11 di mattina alle 6 di sera, è possibile fare QKD, e il trucco è quello di usare dei fotoni che sono una lunghezza d'onda in cui lo spettro solare a poca emissione, che è intorno alla banda del 1500 nanometri, ok? Quindi usando delle accortezze particolari si può fare QKD anche durante il pieno giorno. Capite? La difficoltà è che qua stiamo parlando di singoli fotoni, cioè stiamo inviando un fotone per volta da una parte all'altra e ricevere un fotone per volta distinguendolo da tutti quelli che ci circondano, perché appunto è giorno, quindi i fotoni sbagliati tra questi ce ne sono. Okay? Allora, questa è un po', diciamo, la frontiera della QKD di spazio. Ok? Bene, allora, questo, diciamo, conclude un po' la parte sulla QKD. Ci sono domande su questo? Magari così facciamo anche un po' di... Prego. E quando abbiamo detto che se c'è una terza persona, diciamo, che vuole spiare il messaggio nel mezzo, ce ne accorgiamo perché appunto viene modificato lo stato. Ma non viene modificato anche quando il ricevente legge la chiave? Sì, allora non ho avuto tempo di spiegarlo troppo nel dettaglio, ma l'idea è che
di fatto si mandano i fotoni in quattro stati di polarizzazione diversa, ok? E diciamo quello che si può chiedere al fotone è solo, diciamo così, una domanda in una direzione, in due direzioni ortogonali, cioè al fotone gli puoi chiedere solo ma sei verticale o orizzontale, oppure gli puoi fare la domanda sei diagonale o non diagonale. Okay. Quindi al ricevitore casualmente scelgo quale domanda fare, ok? Il punto è che durante la prova dice una fase che si chiama sifting, che vuol dire che Alice e Bob, dopo aver fatto lo scambio di fotoni, si telefonano e si scambiano la scelta delle basi. Quindi loro considerano solo i sottocasi in cui Alice ha mandato HV e Bob ha misurato HV, oppure Alice ha mandato diagonale a diagonale e Bob ha misurato quella stessa base. Quindi dopo la trasmissione, diciamo, fanno una sorta di sottoselezione dei dati nelle basi corrette. E in quella sottoselezione dei casi si va a vedere se c'è bisogno. Perché in quella sottoselezione dei casi, se c'era qualcuno che osservava, io vedo degli errori che non mi aspetto. Okay? Perché un fotone che ho mandato H magari arriva a diagonale perché c'è stato l'errore. Questo è il punto. Prego. Quindi se qualcuno si mette ad ascoltare, diciamo a captare un messaggio, mi impedisce di comunicare, cioè allora, di impedirmi la comunicazione. Questo è corretto, di fatto questo si chiama denial of service, cioè interruzione del servizio, cioè come dire prendo e taglio la fibra. Okay. Questo è chiaramente un attacco possibile, però non compromette la sicurezza, nel senso che io quello che posso fare è dire va bene, non faccio comunicare, questo sì, allora lì bisogna andare a vedere che c'è qualcuno in mezzo, come si fa a evitarlo, oppure se il fotone arriva, quello è sicuro. Quindi questo è un po' questo è. È chiaro che appunto, l'idea è che poi la QKD, diciamo, nella maggior parte dei casi funziona senza un avversario in mezzo, cioè l'avversario non ci deve essere, e se no appunto quello che si può fare è quello italiano. Però quello che garantisce la QKD è che quando arriva il fotone so dire che quello lì mi porta un'informazione sicuramente sicura. Okay. Quindi l'informazione che voglio inviare è contenuta nella progettazione? Assolutamente sì, corretto. E come si sceglie? Cioè se uno si vuole inviare un determinato messaggio? No, il punto è vero che io non voglio inviare un messaggio, ma voglio condividere una chiave sicura. Quindi io mando bit a caso, l'importante è che alla fine i bit a caso da una parte e bit a caso dall'altra coincidano. Questo è il punto. E magari questo, se vuole, possiamo un po' parlare proprio di dettaglio, bisogna entrare un po', diciamo, un po' più dentro a fondo di come è fatto la mente. Ok, allora direi di appunto, passare alla parte invece sul quantum computing, cioè vi vorrei raccontare molto brevemente cosa si intende per quantum computing. Okay? Allora, per farlo però prima in una slide riassumo che cos'è il classical computing, cioè che cos'è un computer classico. Okay? Un computer classico di fatto è una cosa fatta così, in maniera molto astratta, ovviamente poi questo qui è veramente un'astrazione molto, molto alta. Ma a livello molto astratto, che cos'è un computer classico? È un oggetto che prende n bit in ingresso, mi fa una operazione, una funzione generica e mi dà in output n bit. Ok, questo è, diciamo, nella forma più generale, che cosa fa un processore? Il processore prende dei dati, li elabora e ne sputa fuori altri. Ok? E la cosa cruciale è che un processore, questo è, diciamo, il successo poi cui abbiamo realizzato ovviamente i computer oggi, è che qualunque funzione io la posso realizzare combinando di fatto solo due porte logiche, che sono la porta copy, cioè copiare i bit, e la porta not end, che si chiama NAND. Okay? Con queste due porte logiche voi fate tutto. Poi di fatto nei calcolatori non sono solo due porte, ma se ne usano un po' di più, c'è cioè un po' di ridondanza semplicemente per ridurre il numero totale di porte. Però in principio bastano solo due cose. Okay. Questo è un computer classico. Che cos'è il computer quantistico? Beh, abbiamo imparato che il bit può diventare qubit, allora facciamo la stessa cosa con il qubit. Quindi cosa faccio? Devo
un computer quantistico non è nient'altro che un processore che prende n qubit di ingresso in uno stato iniziale arbitrario. Questa notazione vuol dire semplicemente tanti qubit uno dopo l'altro, faccio un errore, scusate, è un C1, no? Tanti qubit uno dopo l'altro, poi devo manipolare questi qubit con un'operazione che si chiama operazione unitaria e che di fatto è il mio algoritmo, cioè io, l'algoritmo è proprio questa trasformazione di questi qubit e alla fine di tutto cosa devo fare? Devo andare a misurarli, okay? Perché se io non misuro non ottengo nessuna informazione. Okay? Quindi questa è una descrizione, anche qui ad altissimo livello, di che cos'è un computer quantistico. È un processore di qubit, non di bit. Okay? Qual è la cosa difficile? Perché è difficile fare un quantum bit? Perché questa famosa sovrapposizione quantistica deve essere mantenuta attraverso questo processore. Okay? Quindi, allora, come vi ho detto, è sempre, quando aumenta la dimensione, è sempre più difficile mantenere questa sovrapposizione. Per questo è molto difficile fare un computer quantistico a tanti qubit, ok? Perché ho bisogno di mantenere queste proprietà. Però questo è il principio assolutamente generale. Come si applica questo principio in un caso concreto? Si applica nel famoso... volevo citare il fatto che esattamente come nel computer classico, anche nel computer quantistico esistono le porte universali. Cioè qualunque algoritmo può essere in un certo senso decomposto, fattorizzato, utilizzando dei blocchi semplici, okay, che si combinano tra di loro. E questi blocchi sono appunto delle porte a singolo qubit, che si chiamano ADNA e rotazioni. Quindi questi sono diciamo, blocchi che prendono un qubit e fanno uscire un qubit, quindi sono molto semplici, e un'unica porta che si chiama control NOT, che è praticamente una specie di porta XOR quantistica che prende due qubit in ingresso e due qubit in uscita. Quindi se io ho a disposizione questi tre mattoncini, okay, io li combino tra di loro, posso fare qualunque cosa. Okay? Allora, come lo posso usare? Allora, qui viene appunto il, penso che non abbiate sentito parlare, quello che si chiama l'algoritmo di Shor. Okay? Che cos'è l'algoritmo di Shor? L'algoritmo di Shor è quello che ci permette di fattorizzare in maniera efficiente un numero molto grande, ok? Allora, considerate questo problema matematico. Dato un intero n, trovate i numeri primi che lo compongono, che lo fattorizzano. Cioè, dato 15, trovate 3 e 5. Allora, se io vi do 15, 3 e 5 li trovate subito. Ma se a posto di darvi 15 vi do un numero molto molto grande, il miglior algoritmo classico che conosciamo richiede un numero di operazioni che scalano esponenzialmente con il numero di bit necessari a, diciamo così, a descrivere il numero n grande. Okay? Cioè se il numero n grande è un numero con 10 bit, allora qui avete un numero di operazioni che scalano esponenzialmente. Vuol dire aggiungendo un bit raddoppiate la complessità. Okay? Questa cosa è assolutamente, diciamo, non fattibile con un computer classico ed è di fatto il problema matematico su cui si basa gran parte degli algoritmi crittografici che usiamo oggi. Noi oggi usiamo un sacco di algoritmi crittografici che sono basati proprio sul fatto che è difficile risolvere questo problema. Okay? E quindi per qualcuno che vuole leggere il mio messaggio diventa molto difficile farlo proprio perché per l'avversario è molto difficile conoscere i fattori, ok? Il punto qual è? Che questo problema si può, diciamo, mappare, può essere, diciamo, ridotto ad un problema di quello che si chiama ricerca del periodo. Cioè, se voi scegliete un qualunque intero più piccolo di n e il problema è trovare il periodo della funzione esponenziale modulo n, ok? Questo, diciamo, c'è un'equivalenza tra questi due problemi, un'equivalenza polinomiale, cioè con un numero polinomiale di operazioni, cioè degli ordini n al cubo, io riesco a ridurre questo problema qua in questo problema. Classicamente non ne faccio niente, perché? Perché questo qui è un problema complesso quanto questo, ok? Quindi non ho ridotto la complessità. Allora,
sono rimasto sulla stessa complessità. Quindi classicamente non è utile. Okay? E infatti questo algoritmo classico non usa questo punto. Dal punto di vista quantistico, invece, l'algoritmo di Shor ci permette esattamente di risolvere questo problema in maniera molto efficiente. Okay? E diciamo, adesso vi faccio vedere il grafico, questo qua ovviamente non è facile da capire, però l'idea è che di fatto codificando questo numero intero n grande in un registro e codificando questa operazione esponenziale modulo n attraverso un algoritmo quantistico, io riesco con un numero di porte logiche, quelle che vi spiegavo prima, che è polinomiale nel numero di bit necessario per descrivere n, io riesco a trovare con alta probabilità dei fattori di questo numero. Okay? Quindi riesco a risolvere il problema della fattorizzazione in maniera che è esponenzialmente più veloce rispetto al computer classico. Capite che questo è un grossissimo problema per gli algoritmi classici di crittografia. Okay? Quindi la crittografia classica è oggi, diciamo così, a rischio per l'avvento dei computer quantistici che, adesso vedremo un attimo, non ci sono ancora per risolvere questo problema, ma stiamo andando sempre più vicino. Okay? Per fortuna la meccanica quantistica ci dà un problema, ma ci dà anche la soluzione con la QKD. Okay? Quindi da una parte ho il problema che gli algoritmi classici non funzionano più, dall'altra io offro una soluzione con gli algoritmi quantistici per fare la QKD. Okay? Ah, questo di fatto è l'algoritmo che ha, diciamo, incrementato moltissimo la ricerca e l'interesse verso il computer quantistico, proprio perché ha, diciamo così, ha dimostrato che un computer quantistico può essere molto più veloce di un computer classico. Quando dico può essere, ci tengo molto a questa cosa qua, non è che un computer quantistico è sempre più veloce di un computer classico. Ci sono algoritmi e algoritmi, ci sono algoritmi in cui è più veloce e algoritmi in cui magari fa come un computer classico. Okay? Quindi, diciamo, questo è una prettamente il mio pensiero, ma penso sia molto difficile in futuro avere dei PC portatili quantistici, okay? Perché? Perché per controllare lo schermo magari non serve il computer quantistico, ok? Cioè per controllare lo schermo va benissimo il mio processore interno. Quindi quello che uno può pensare è che in futuro ci possono essere delle, diciamo così, delle architetture ibride tra quantistico e classico per generare. Almeno questo personale opinione, quello che vedo è che un computer quantistico può essere sicuramente utilizzato in cloud, cioè un grande computer quantistico da qualche laboratorio di ricerca o qualche grande industria, io da remoto accedo a questo computer tramite un sistema. Questo è assolutamente fattibile. Bene, come si fa? Salto questa parte, come si fa appunto il computer quantistico? Beh, appunto si può fare in tanti modi, come dicevo prima. Si può fare con fotoni, cioè posso utilizzare l'ottica integrata per creare dei circuiti programmabili di fotoni, si possono fare con degli ioni intrappolati, il record di ioni intrappolati se ricordo male è 20 qubit che sono intrappolati come delle trappole, oppure si usano quelli che si chiamano i qubit superconduttori, cioè utilizzando la superconduttività, che vuol dire quando dei materiali sono portati a temperature molto molto basse, praticamente non presentano resistenza. E presentano in realtà altri effetti molto particolari, cioè quando avete un circuito circolare, di fatto la corrente può circolare solo in un senso o nell'altro, ma ha solo due valori possibili. Cioè i due valori di corrente sono i nostri 0 e 1 del qubit. E quindi posso realizzare appunto qubit in questo modo qua. Questa è proprio la, diciamo così, l'idea alla base di, per esempio, del computer quantistico dell'IBM. Ok? L'IBM, se voi andate su, non so se l'avete mai visto, ma l'IBM ha un sito in cui voi potete crearvi il vostro circuito quantistico con 5 o 8 qubit, fare un processing di questo algoritmo usando però non una simulazione ma un computer quantistico vero. Sono 8 qubit fisici su cui si fa andare questo algoritmo. Okay? A questo livello ancora siamo a livello che si può essere simulato facilmente, ma, e questo immagino che l'abbiate sicuramente sentito tutti,
Google poche settimane fa ha dichiarato di aver raggiunto quello che si chiama la quantum supremacy. Cosa vuol dire quantum supremacy? Vuol dire dimostrare un processo, un algoritmo che è molto più veloce del computer classico e che nessun computer classico potrebbe fare allo stesso tempo. Ok? E quello che si usano sono sempre, diciamo così, qubit superconduttori, e l'idea di questo è il chip di Google con 54 qubit, il record è oggi è questo 54 qubit, e loro quello che sono riusciti a fare è di fatto far girare algoritmi casuali, cioè algoritmi con le porte a caso, e hanno dimostrato che man mano che si aumentava il numero di porte una dopo l'altra, riuscivano a simulare, quindi il risultato del computer era perfettamente simulabile da un computer classico, ma a un certo punto la complessità dell'operazione era tale per cui, diciamo, un computer classico, quello dal claim dell'articolo di Google, un computer classico ci avrebbe messo 10.000 anni a fare quello che il computer di Google ha fatto in 3 minuti e 20 secondi, ok? Quindi in 200 secondi ha fatto un sacco di operazioni che un computer classico ci metterebbe 10.000 anni. E questo ha permesso a Google dire siamo arrivati alla quantum supremacy, siamo arrivati a qualcosa che un computer classico oggi non riesce a simulare in nessun modo. Perché ho messo un punto di domanda? Perché, come al solito, diciamo, ci sono poi appunto le reazioni. Non so se avete sentito, c'è stata anche una reazione di IBM che ha detto ma se voi usate il nostro supercomputer con degli algoritmi super efficienti, in realtà questa cosa si fa in 3 giorni, non in 3.000 anni, ok? Che probabilmente è vero, stiamo parlando però che siamo veramente al limite, ok? In cui, diciamo, un processo quantistico è simulabile classicamente ma mettendoci molto più tempo. Comunque 3 giorni sono molto di più di 300 secondi, ok? Quindi basta aumentare a questo punto di poco il numero di qubit e veramente il computer classico non ci può stare dietro. L'altro piccolo problema di questa cosa è che per ora non serve a niente. Perché non serve a niente? Nel senso che questo algoritmo di per sé non ha nessuna applicazione, ok? Cioè quello che hanno risolto loro è semplicemente fare delle operazioni a caso e simularle con un computer classico. Questa cosa non si riesce a fare. Ad oggi non sappiamo se questo serve, però questo comunque dà un cambio totale di paradigma. Adesso ci saranno persone che si metteranno a studiare se questa cosa qua magari serve a qualcosa. Okay? E allo stesso modo è una dimostrazione incredibile del fatto che si può fare un computer quantistico a 54. Quindi 54 qubit con le porte logiche e con, diciamo, tutta la coerenza viene mantenuta da questo processo. E quindi questo sicuramente è un risultato straordinario per la dimostrazione del mi fermo qui a 5 minuti, ci sono domande, così appunto prego. Abbiamo parlato del fatto riguardo alla crittografia, la RSA chiaramente era quello che era, diciamo, messo in pericolo. Esatto. Crittografia curve ellittiche o altre cose, sa se per caso saranno... Allora, di fatto quello, la domanda è se ci sono altri algoritmi classici, esatto, che sono resistenti. Esatto. E questo prendono il nome, questi algoritmi, di algoritmi post-quantum. Ok? È nato appunto dalla scoperta dell'algoritmo di Shor. È nata appunto tutta una filoia di ricerca che si chiama appunto algoritmi classici post-quantum, che ad oggi sono resistenti ad algoritmi quantistici. Qual è il problema? Il problema è che non si sa se questi algoritmi siano di principio robusti, cioè algoritmi basati su curve ellittiche, oppure oggi vanno molto di moda quelli che si chiamano lattice cryptography, cioè basata su dei reticoli. Ad oggi non si conosce nessun algoritmo in grado di romperli in tempo polinomiale, però non c'è nessuna dimostrazione, nessuna garanzia che in futuro qualcuno, Shor 2, arrivi con un algoritmo in grado di romperli. Cioè questo di fatto è un po' il problema di tutti gli algoritmi basati su una sicurezza di tipo computazionale. Ad oggi non abbiamo nessuna dimostrazione che questi algoritmi siano effettivamente complessi, okay? Ma ci può essere sempre un giorno qualcuno che... magari sono 30 anni in Russia che sta studiando il suo algoritmo, sono fuori e rompe. Okay. Quindi questo è un po' il problema della sicurezza computazionale.
mentre la QKD ha il vantaggio di avere una sicurezza fisica, quindi basata proprio sulle leggi della natura e non su una potenza di dati. Sì, e qualche settimana fa, so che qui a Padova c'è stato un quantum internetale, sì, che verteva appunto su come migliorare la cyber security su internet. So che a Padova c'è stato un team. Sì, abbiamo organizzato, diciamo, il professor Paolo Midoresi e diciamo, tutto il nostro gruppo ha organizzato questo evento. Volevo sapere un po' qual è stata l'idea portata avanti dal team. Allora, nel Quantum Hackathon quello che si è cercato di fare era di fatto implementare poi i sistemi di, diciamo così, di crittografia classici l'utilizzo delle chiavi di KKD. Io il one-time pad è uno solo dei possibili. Però uno può dire, va bene, una volta che ho il guanta in petto, oppure una volta con la chiave, cosa ci faccio? Allora, l'idea dell'hackathon era quello proprio di mettersi su, mettere delle idee per scrivere dei software che siano basati sulla sicurezza. Okay? Questo è un po' l'obiettivo. Per esempio, scrivere un browser basato, la cui sicurezza era basata sulla KKD o altre cose. Questo è un po' l'idea. E il team di Padova, appunto, ha portato avanti. In realtà vari team hanno portato avanti varie attività, quindi ci sono, questo era uno, ma per esempio un altro team ha portato avanti una specie di dispositivo per creare chiavi con stati entangled, un altro team ha portato avanti una specie di gioco, tra virgolette, che sfruttava la QKD, diciamo applicazioni però classiche della QKD. Allora, il punto è che non si, diciamo così, l'uguaglianza P-NP non si conosce, cioè non sappiamo ancora se quantisticamente, neanche quantisticamente esiste questa uguaglianza, quindi noi non sappiamo in generale se esiste un NP completo che può essere risolto da un algoritmo di Shor, perché l'algoritmo di Shor, la fattorizzazione non è un NP completo, quindi ci sappiamo, rimane aperto, assolutamente. Di elaborazioni possono essere accelerate dall'uso dell'applicazione linguistica? Allora, di fatto sono alcuni particolari algoritmi, cioè uno è per esempio questo che ho spiegato, la fattorizzazione, un altro algoritmo è quello della ricerca in un database, in cui c'è quello che si chiama l'algoritmo di Grover, che permette un vantaggio quadratico rispetto all'algoritmo classico. Okay? Quindi sono di fatto solo alcune tipologie di operazioni, di task che il computer quantistico riesce a fare molto bene. Poi qual è, diciamo così, un ambito di ricerca? È quello di cercare di portare vari algoritmi classici verso questi algoritmi. Per esempio, come dicevo prima, come facevo l'esempio prima, no? Di fatto con operazioni classiche io porto un problema di fattorizzazione in un problema di verifica. Quindi quello che si può fare è anche altri problemi classici, portarli in un problema di ricerca, così li riesco a risolvere in maniera veloce. Questo è un po', diciamo così, l'idea alla base poi del computer quantistico. Quindi in questo senso non è un computer universale che fa tutto, ma tramite un computer classico posso passare un algoritmo da, diciamo, più difficile a un problema trattabile. Quindi un problema è la traduzione degli algoritmi. No, il vero problema più che primo è che il numero di algoritmi, diciamo, che hanno questo quantum supremacy non sono tantissimi, okay? Sono delle classi ben note. Il secondo problema è poi farli in laboratorio, perché ripeto, questi 53 qubit sono record della settimana scorsa, fino alla settimana scorsa il record era 20 qubit, okay? E nonostante questo computer a 54 qubit non è in grado di fare per bene l'algoritmo di Shor, perché comunque ha un sacco di errori e richiederebbe post-processing, quindi questo computer di per sé non è ancora abbastanza pulito per poter risolvere veramente l'algoritmo di Shor in maniera efficiente. Quindi c'è un problema di implementazione, c'è un problema che poi l'implementazione è molto complessa, perché è molto complesso mantenere le proprietà quantistiche sui sistemi nuovi. Ok? Bene, allora mi avvio verso la parte conclusiva del seminario e appunto con un brevissimo accenno a quello che si chiama il teletrasporto. Okay? Allora,
per fare il teletrasporto serve quello che si chiama entanglement. E entanglement è un'altra caratteristica assolutamente straordinaria della meccanica quantistica, che permette, che è di fatto legata alla sovrapposizione messa insieme alla correlazione. Se voi avete sistemi correlati ma che allo stesso tempo sono in sovrapposizione, avete uno stato del tempo. Allora, quello che scritto in questa formula vuol dire HV meno più QH vuol dire uno stato di polarizzazione orizzontale, un fotone di polarizzazione verticale in sovrapposizione con il suo opposto, il primo fotone verticale e il secondo verticale. Perché è straordinario? Perché queste correlazioni non sono spiegabili in nessun modo classicamente. Per spiegarlo in maniera quantitativa, diciamo, si può immaginare questo quello che si chiama un modello a variabile nascoste, cioè un modello che descrive la meccanica quantistica come un modello deterministico, che però è determinato da delle variabili che noi non conosciamo. Cioè sono delle variabili che sono nascoste, appunto, noi non abbiamo alcun accesso su di esse, però queste variabili determinerebbero il risultato della misura in maniera deterministica. Allora, quello che si vede è che se io faccio un esperimento in cui ho due fotoni, uno da una parte e dall'altra, faccio delle misure che si chiamano dicotomiche, cioè che hanno semplicemente due possibili risultati, più uno e meno uno, e però scelgo sia da una parte sia dall'altra, scelgo di misurare due cose diverse, che chiamo A1 e A2, allora la disuguaglianza di Bell è scritta in questo modo, cioè mi dice che le correlazioni tra le misure, questo simbolo qua vuol dire semplicemente la correlazione, cioè quante volte le due misure sono uguali meno quante volte le due misure sono diverse, ok? Mi dice quanto sono correlate. Allora, se io utilizzo una teoria variabili nascoste, ottengo che questo parametro deve essere limitato da un fattore. Allora, quello stato entangled viola questa disuguaglianza, cioè permette di ottenere un valore, questa correlazione, somma di correlazione, che è più grande di 2. Questa cosa implica una cosa molto importante, che non è possibile descrivere la meccanica quantistica con una teoria che sia a variabili nascoste, che sia deterministica e locale, ok? Quindi ho bisogno di avere, bisogna rinunciare o al determinismo o alla località dal punto di vista microscopico, ok? Questo è un problema, diciamo, concettuale enorme della meccanica quantistica, ma mi fa capire quanto l'entanglement sia concettualmente diverso da qualunque tipo di correlazione classica. Qualunque tipo di correlazione classica che voi possiate immaginare non supera questo valore di 2. Se le proprietà delle particelle fossero predeterminate da questa variabile lambda da una parte e dall'altra, non potrei superare la loro. Okay? Quindi ho qualcosa che non è spiegabile in questo modo. Quindi l'entanglement è veramente una risorsa unica che permette appunto di fare teleportation. Però prima volevo dirvi che, diciamo, il record di entanglement è stato stabilito appunto 2 anni fa ed è 1200 km da satellite, è stato stabilito due fotoni a terra e, diciamo, da queste due stazioni a terra è stata dimostrato il entanglement a 1200 km, e a che cosa serve l'entanglement? Una cosa è il teletrasporto. Quando parlo di teletrasporto, voi siete giovani, ma Star Trek immagino conosciate, anche perché adesso ho fatto le serie nuove, no? Non sono solo quelle degli anni 70. Beh, il teletrasporto vuol dire Star Trek, no? Dottor Spock che entra nell'ascensore. Stazione, schiaccia il bottoncino e si deve. Dal punto di vista quantistico, diciamo più o meno è così, però quello che si teletrasporta di fatto è uno stato quantistico. Cioè io ho uno stato quantistico che voglio teletrasportare, voglio spostare da una parte e dall'altra. Ok? E quello che devo fare lo voglio fare però senza conoscere lo stato, perché io non ho modo di conoscere lo stato del mio sistema, perché come dicevo la fotocopiatrice quantistica non esiste e quindi devo teletrasportare. Per fare questo ho bisogno di una, diciamo così, uno schema complesso che però richiede l'uso di entanglement.
Ok? Quindi usare, ho bisogno di una coppia, se parlo di fotoni, ho bisogno di un fotone per trasportare, arriva qua, ho bisogno di un'altra coppia di fotoni che sono in tengo tra di loro, misurando questi due fotoni e comunicando il risultato classico della misura, io posso capire qual è lo stato del trasportato. Ok? Ovviamente è spiegato in maniera molto molto superficiale, quindi non mi attendo che capiate perfettamente che cosa, come avviene questo protocollo, ma l'idea è dire che dal punto di vista quantistico il teletrasporto vuol dire spostare di fatto la funzione d'onda, cioè quello stato alfa 0 più beta 1, da una parte all'altra. E questo di fatto è quello che si può fare, meglio che posso fare quantisticamente. Allora, dal punto di vista sperimentale, i primi esperimenti sono stati fatti alla fine degli anni 90 dal gruppo De Martini a Roma e Zeilinger a Vienna, ma recentemente abbiamo avuto dimostrazioni, appunto, 2016 in una network in fibra metropolitana, e sempre il satellite cinese ha dimostrato il teletrasporto da terra a satellite con, appunto, questo lavoro di una fa. Ok, quindi ad oggi siamo al teletrasporto di un qubit, sono riusciti a trasportare sistemi a tre livelli, teletrasportare il dottor Spock è ancora lontana, perché sempre questo problema, esattamente come è difficile fare un computer quantistico a tanti qubit, è estremamente difficile fare uno stato entangled a tanti qubit. Per teletrasportare il dottor Spock avrete bisogno di un entanglement, di un numero di Avogadro di particelle, cosa che è abbastanza complessa. Però il protocollo del teletrasporto invece può essere utilizzato per comunicare, quindi estendere la comunicazione da ormai a più. Ok? E direi che, appunto, salto questa parte che è legata alla simulazione, alle generazioni di numeri casuali con misure quantistiche, e diciamo vado alla conclusione. Se qualcuno poi è interessato, appunto, posso dire qualche parola sui numeri casuali quantistici. C'è tempo? Ok, appunto, allora due parole sui numeri casuali, che sono un'altra tecnologia, un'altra applicazione della macchina quantistica. E appunto, quello che cos'è un numero casuale? È un numero che viene generato da un processo che non è predicibile. Come dice questa vignetta, è facile da dire, ma poi cosa vuol dire veramente? Perché questo generatore 999 di fatto è perfettamente plausibile, cioè con una probabilità estremamente bassa, un generatore perfettamente casuale potrebbe dare questo. Quindi, per essere sicuri che veramente ho qualcosa veramente casuale, devo andare proprio alla fisicità del processo stesso. E appunto, innanzitutto, perché sono necessari i numeri casuali? Sono necessari perché servono un sacco di cose. Prima di tutto la sicurezza, perché? Perché anche la QKD richiede numeri casuali, perché, come vi dicevo prima, bisogna mandare chiavi casuali, ma se questa chiave non era casuale in partenza, non è sicura, quindi ho bisogno di casualità. Ma la casualità serve anche per simulazioni, meteorologia, fisica, biologia, e anche per, diciamo, applicazioni un po' più ludiche tipo. Qual è un possibile problema? Un possibile problema è la tecnologia che usiamo oggi è legata nuovamente a dei generatori di numeri casuali algoritmici. Oggi tutti i computer, tutti i cellulari hanno dei generatori di numeri casuali che sono di fatto basati, sono chiamati pseudo random number, cioè sono numeri che sono in realtà pseudo casuali, non sono veramente casuali, ma sono ottenuti tramite delle sequenze deterministiche, ok? Per cui se io conosco il seme, cioè il punto di partenza da cui parte questo algoritmo, non riesco a risolverlo. Questo non è solo un problema accademico, ma è un problema pratico. Conoscete chi è Edward Snowden? Penso che molti di voi lo conoscano. Edward Snowden nel 2000, ormai 6-7 anni fa, ha dichiarato al mondo, era un indipendente della National Security Agency degli Stati Uniti, e ha dichiarato che la NSA aveva inserito un backdoor, cioè una specie di porta da retro, al generatore
questo numero è un po' strano, che però era un generatore che era certificato dal NIST, cioè l'ente meteorologico statunitense, che diceva questo è un generatore che potete usare senza problemi. Bene, l'NSA aveva la possibilità di accedere di fatto ai numeri generati, perché aveva appunto una conoscenza di come funzionava questo generatore e quindi di fatto era in grado di decriptare comunicazioni che venivano criptate con questo. Come sapete, no? Snowden adesso presumibilmente in Russia, da allora è in esilio, perché ovviamente ha dichiarato delle cose anche problematiche dal punto di vista della sicurezza, però ha dimostrato che ancora oggi i numeri pseudo-casuali possono essere problematici per la sicurezza, perché non è ovvio che una sequenza pseudo-casuale possa garantirmi veramente la sicurezza. La società RSA che vende ancora oggi, guardate le chiavette della banca, adesso non le hanno bandite, no? Adesso ci sono le app dei cellulari, ma fino a settembre c'erano le chiavette della banca, no? Se voi guardate, le chiavette sono prodotte da questa società, l'algoritmo è proprio l'algoritmo, si chiama RSA, che però questa società ha ufficialmente invitato tutti i clienti che usavano questo dispositivo a non usare su più. Quindi la stessa società ha detto no, guardate, non è più sicura. Beh, allora questo vuol dire che bisogna fare altro. E allora il modo per farlo è proprio usare nuovamente la meccanica quantistica. Perché? Perché, come dicevo prima, la meccanica quantistica ha intrinsecamente una randomicità nella misura. Cioè, quando voi avete, per esempio, un fotone polarizzato, ma anche, dimentichiamo la polarizzazione, un semplice fotone che va su uno specchio semiriflettente, l'esempio iniziale che ho fatto con il seminario, e abbiamo detto che il fotone 50% va dritto e 50% viene riflesso. Bene, non c'è nessuno nell'universo che può predire in anticipo se quel fotone andrà dritto o verrà riflesso. Quel risultato è intrinsecamente, fisicamente, completamente casuale. Okay? E allora quello che posso fare è usare questa probabilità. Quindi, a seconda di dove va il fotone, io posso, generare la sequenza. Quindi la grande differenza è che rispetto ai metodi pseudo-random, la casualità è intrinseca nel mio processo di misura. Non ho un processo pseudo-random. Un'altra cosa molto molto importante è che questi risultati sono impredicibili, completamente sconosciuti, anche se io conosco perfettamente tutto del mio sistema. Conosco il mio fotone, conosco come è fatto, conosco come è fatta il mio splitter, conosco tutto. Nonostante questo, non posso prevedere tutta la misura. Questo è molto diverso dai generatori che siamo abituati a usare, diciamo così, quando fate la partitella a calcio, no? Si deve decidere chi batte per primo, cosa si tira? Lancia la moneta, no? Come si fa? Lancia la moneta per casualità, ma noi sappiamo bene che quel lancio della moneta tutto è fuorché casuale, ok? Quel lancio della moneta è governato da un processo classico, per cui se io conosco la posizione, la velocità, conosco come è fatto il mio campo da calcio e tutto, io so prevedere come se la moneta, diciamo, cadrà con la faccia in su o con la croce, ok? Quindi classicamente la casualità è basata sull'ignoranza, cioè la moneta poi di fatto è casuale perché io non conosco le condizioni. La casualità quantistica invece è diversa, non è basata sull'ignoranza, non è basata sul fatto che io non conosco il mio sistema. Io posso conoscere tutto, ma è la meccanica quantistica stessa che mi dice che il risultato sarà imprevedibile. Ok? Allora, con questo, diciamo, tipo di meccanismo un po' chiaramente molto più avanzato, basato su misure un po' più complesse, per esempio vi porto un esempio di un'applicazione che abbiamo pubblicato l'anno scorso. Un generatore di numeri casuali a 17 gigabit al secondo, cioè si può arrivare a generare numeri casuali ad altissima velocità messi in sicurezza appunto con i principi della meccanica quantistica. Cioè la casualità che viene generata da questi dispositivi appunto non è basata dall'ignoranza, ma proprio basata sulla fisicità. In questo caso stiamo in un certo senso
misurando quelle che si chiamano le fluttuazioni del vuoto elettromagnetico. È una parola un po' complessa, ma per dirvi che, diciamo, anche quando non c'è campo elettromagnetico, il vuoto quantistico ha, si chiama fluttuazione di vuoto, noi stiamo misurando queste fluttuazioni che sono casuali e tiriamo fuori i numeri casuali da questo. Ok? Bene, allora mi avvierei alle conclusioni e, diciamo, proprio per riassumere brevemente le prospettive sulla QKD, le prospettive che ci sono nei prossimi anni, quello di andare appunto verso un network di satelliti di comunicazione quantistica che riesca a creare una QKD a scala globale, perché la fibra è limitata a centinaia di chilometri, i satelliti permettono di andare a scala globale. Voglio citare anche questo progetto di cui noi facciamo parte, che si chiama progetto Open QKD, che è un progetto europeo con 40 partner circa, e per preparare un'infrastruttura europea di comunicazione quantistica. E, diciamo, una domanda che secondo me è molto importante, che secondo me nei prossimi anni potremo avere una risposta, è proprio quello che capire se, diciamo, se qualcuno riuscirà a realizzare la quantum supremacy in un algoritmo che sia rilevante per qualche tipo di applicazione, okay? Quindi a usare di fatto la potenza del calcolo quantistico per un'applicazione che sia veramente rilevante rispetto alla complessità. Questo anche in prospettiva ci potrebbero essere delle notevoli implicazioni anche nella tecnologia, perché per esempio alcune di avere computer quantistici che per esempio riescono a risolvere le equazioni anche complesse della superconduttività e magari ci possono fornire delle informazioni per ottenere dei materiali superconduttivi a temperatura ambiente. Quindi anche l'uso del computer quantistico potrebbe, diciamo, anche portare a un avanzamento della tecnologia grazie al fatto della possibilità di simulare dei materiali molto avanzati. Okay? E per ultimo fatemi sottolineare appunto un legame molto stretto tra la fisica fondamentale, che appunto la meccanica quantistica nasce come fisica del microscopico, nasce come fisica di capire quali sono le problematiche fondamentali della natura, o può essere appunto applicata oggi a varie tecnologie che usiamo. Okay? E colgo l'occasione per pubblicizzare il gruppo dell'OSA e dello SPIE Chapter, che è praticamente un gruppo di studenti, facente parte del nostro gruppo e non solo, che, diciamo, si interessano di problematiche legate alla luce e alla proprietà quantistica della luce. Okay? Quindi se siete interessati, questi sono i contatti e potete mettervi in contatto appunto con i ragazzi di questa generazione. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e questo, diciamo, poi il gruppo at large, e appunto questi sono alcuni dei miei contatti, la pagina web, il mio indirizzo email e, diciamo, l'indirizzo web del gruppo in cui troverete varie applicazioni e vari esperimenti che abbiamo condotto. Vi ringrazio molto. Naturalmente sono ancora qua per le domande. Le avete già fatte, però appunto secondo me questa è l'occasione per magari approfondire alcuni aspetti che ho accennato. Prego. Il fatto che è imprevedibile, è impossibile stabilire se un fotone che va da una scelta o l'altra è dimostrabile? Allora, questa è un'ottima domanda. Di fatto no, ma diciamo è imprevedibile se diamo per buono che la meccanica quantistica sia la teoria corretta che descrive la natura. Diciamo che la meccanica quantistica ormai ha quasi 100 anni, okay? E in 100 anni di vita ha dimostrato una estrema precisione nelle misure. Oggi gli esperimenti che si fanno all'LHC, che sono esperimenti di collisione tra particelle fondamentali e energie elevatissime, dimostra una precisione tra teoria e esperimento incredibile, alla decima, dodicesima circa numero di vita. E tutte quelle previsioni sono basate sulla meccanica. Quindi ad oggi non abbiamo visto nessuna discrepanza tra meccanica quantistica e, diciamo, i dati sperimentali. Quindi quella mia affermazione si basa in realtà sull'assunzione che appunto non c'è una teoria alternativa. C'è da dire una cosa però, che
se esiste una teoria alternativa è una teoria molto strana, perché? Perché non può essere locale e deterministica, ok? Cioè deve essere una teoria che o non è locale, cioè vuol dire che faccio una cosa qui e sulla Luna istantaneamente se ne accorgono, oppure intrinsecamente non è deterministica e quindi è, diciamo così, non posso prevedere il risultato. Ok, quindi diciamo, però l'idea è che la meccanica quantistica è corretta e a questo punto io non ho modo di avere queste informazioni. E anche le variabili nascoste comunque rimangono inaccessibili, quindi non posso davvero. C'è qualcuno che ha, diciamo, annunciato un qualche equivalente della, aperte virgolette, legge di Moore per i computer quantistici? Cioè non è una legge, ma una supposizione che era stata fatta. Allora, nel senso che si è visto che nel corso degli anni il numero di qubit sta aumentando. Sta aumentando adesso esattamente in un modo che è molto simile alla legge di Moore, cioè quasi esponenziale. Non sono espertissimo su questo, quindi non posso dare una referenza. Può essere che in una di quelle referenze che ho citato, quel Nature del 2010, ci possa essere una referenza anche a questa cosa qua, della legge del gruppo quantistica. La vera, qual è? Questa qui, quattro computers. Qual è la differenza sostanziale? Che di fatto tutti i computer quantistici fino ad oggi sono computer tra virgolette di ricerca, quindi è molto difficile andare a confrontare veramente. Il numero di qubit è solo un parametro, poi ci sono tanti altri, certo, parametri che caratterizzano le prestazioni, quindi diciamo è una legge di Moore molto, molto meno precisa, mentre nell'altro caso stavamo parlando proprio di computer commerciali. Si trovano da qualche parte queste slide? O si trovano? Da qualche parte, se si riesce a vedere. Queste slide qui? Se vuoi posso condividerle con gli organizzatori e poi. In realtà poi c'è anche il video, se non ho capito male, sì, sarà pubblicato su YouTube, lo pubblichiamo. I computer fotonici invece sono una cosa totalmente diversa o hanno qualche punto di contatto? Allora, i computer fotonici che cosa hanno? Hanno di fatto sono basati proprio sul modello circuitato, cioè ogni qubit è un fotone. Okay? E qual è tra virgolette, lo svantaggio del computer fotonico rispetto a quello che ho fatto con i supercomputatori? È che i fotoni hanno questa bella proprietà di poter viaggiare a lungo termine e di interagire pochissimo con l'ambiente. Questa cosa vuol dire che due fotoni, uno con l'altro, interagiscono molto poco. Quindi è molto complicato fare delle porte a due qubit. E quindi servono delle tecniche un po' complesse per fare un bit. E l'altra cosa è che non è facilissimo generare tanti fotoni tutti insieme contemporaneamente. Anche qui le tecniche stanno avanzando tantissimo, sono, diciamo, negli laboratori di ricerca recentemente sono stati realizzati dei sorgenti a singolo fotone che hanno efficienze del 60-70% con purezze di singolo fotone enormi. Quindi anche lì c'è un grosso vantaggio. Però diciamo le prestazioni dei computer fotonici per ora sono ancora inferiori rispetto a, diciamo, a questi con i supercomputer. Però per esempio con i fotoni si realizza un altro algoritmo che si chiama boson sampling, che è un altro algoritmo che ha la, diciamo così, la capacità di mostrare quantum supremacy, non l'ha ancora fatto, nessuno l'ha ancora realizzato, ma può essere un punto di, diciamo, prossimo di quantum supremacy fotonico. Hai citato prima l'implementazione della risoluzione delle equazioni relative alla superconduttività. Ci sono altri fenomeni fisici che si pensa che si possano simulare efficientemente su? Assolutamente, nel senso che tutta la struttura della materia, tutti i sistemi complessi richiedono potenze di calcolo enormi, anche per dire la meteorologia, no? Il meteo richiede una potenza di calcolo enorme. Allora se uno riuscisse a trasformare questi algoritmi in qualcosa che può girare su un fatto computer, questo aumenta moltissimo. Qualche anno fa Google aveva anche pubblicato, per esempio, un algoritmo quantistico che implementava diciamo, la tecnica di Google per fare il ranking delle pagine.
Quindi ci sono poi tantissime applicazioni che poi possono essere portate verso, verso quella soluzione. Quindi assolutamente sì. Ma quello che non è stato dimostrato è la quantum supremacy in queste specifiche applicazioni. Esattamente, nel senso che per ora la quantum supremacy è un esperimento che lavora, un esperimento di un unico algoritmo che è quello lì, cioè questo algoritmo di fatto è un algoritmo quasi, in certo senso che per ora non serve a niente, cioè vuol dire prendere delle porte logiche a caso, mescolarle, vedere cosa esce fuori. Questa cosa però simularla classicamente è complicatissimo. Però non è detto che questa cosa, che apparentemente oggi non serve a niente, qualcuno domani dice no, no, aspettate, guardate, questa cosa qui mi serve per risolvere un altro problema e di fatto dimostrare la quantum supremacy serve proprio questo, serve a dire, bene, adesso possiamo pensare di concentrarci su quell'algoritmo lì per capire se quell'algoritmo ha delle, delle applicazioni. C'era un'altra domanda? Sì. Per quanto ho capito, leggendo di qua e di là, comunque il calcolo sui qubit si basa sulla probabilità. Certo. E questo aspetto potrebbe limitare l'uso del computer quantistico per il fatto che è probabile, non è certo. Certo, allora il punto è che bisogna pensare appunto in modo molto diverso dal computer classico. Cioè, computer, per quello dico che secondo me deve essere pensato sempre, diciamo, in complementare al computer classico. Cioè il computer classico, io scascio il bottone, devo avere una cosa deterministica che mi dà l'uscita, non c'è dubbio. Il computer quantistico invece mi dà delle risposte probabilistiche. Anche l'algoritmo di Shor non mi dà una risposta certa. L'algoritmo di Shor mi dà, con elevata probabilità, un risultato che mi dà delle informazioni importanti. Io, ripetendo tante volte l'algoritmo, poi riesco a estrarre fuori questa informazione e capire veramente qual è il mio, diciamo, il mio fattore. Il punto è che, anche se ripeto l'algoritmo mille volte, questo è comunque estremamente più veloce rispetto a un algoritmo classico, diciamo, di forza bruta, che cerca le scomposizioni di tutti i punti. Quindi questo è un po', in computer quantistico è perfettamente corretto, sono sempre probabilistici, non hanno mai un risultato determinato in uscita, ma è un risultato che ad ogni, diciamo così, guardando poi la, diciamo così, la statistica delle uscite, mi dà delle informazioni importanti su, su quello che riguardo alla domanda che avevo fatto prima su algoritmi classici che resistono in pratica a quelli quantistici per quanto riguarda la crittografia, ho visto, intravisto, ho letto qualcosa riguardo a persone che hanno iniziato a pensare a usare sistemi ternari, quindi TRIT, per combattere questa cosa, ma è effettivamente una cosa efficace, cioè intuitivamente così, non so, il fatto di rappresentare, stare in base 3 praticamente sì, permette di non poter più usare il qubit alla fine per fare più considerazioni sul bit. Ma in realtà appunto i sistemi quantistici possono essere generati a qualunque dimensione. Quindi c'è il qubit, c'è il qtrit, c'è il qquark. Okay. Quindi non è, diciamo, il qubit non è limitante. Cioè, okay. È semplicemente la cosa più piccola che si può fare. Il qubit è il sistema quantistico più piccolo possibile. Perfetto. Sotto il qubit non c'è niente perché è uno stato solo. Però questo non limita a metterne più insieme. E infatti anche la crittografia, anche i computer hanno prestazioni migliori se uso Qtrit, Qquark posto di Qubit. Ma al solito poi dopo sistemi più grandi sono un po' più complessi da generare, da misurare, quindi poi non deve trovare quello. Ok. Lei prima parlava di implementazioni del Qubit con strutture semiconduttore. Superconduttore, sì. Si riferiva alle giunzioni di Josh? Insomma. Assolutamente sì, questo circuito qua di fatto ha proprio questo simbolino qua, è proprio una funzione Josephson, e insieme a un circuito, una capacità, un'induttanza, questo circuito qua permette di avere questo qubit quantistico. Questi si chiamano squid, non so se hai sentito. È l'unica struttura superconduttore in grado di esibire questa proprietà. In realtà appunto a seconda della tecnica, diciamo, usando sempre la superconduttività e l'effetto Josephson, di fatto si possono implementare vari tipi di qubit, si chiamano charge qubit, flux qubit, cioè a seconda se considero la carica, il flusso, la corrente, ci sono varie opzioni, mettiamo così, per realizzare poi il qubit. La descrizione
diciamo, concreta richiede una conoscenza molto profonda proprio delle proprietà quantistiche, quindi è un po' complessa da descrivere questo. Nel mondo dell'elettronica classica, nel computing classico, abbiamo come elemento principe i transistor. Per implementare invece dei quantum computers di dimensioni elevate c'è bisogno di pensare a dei nuovi componenti, dei nuovi materiali in particolare? Allora, questa è un'altra domanda. Cioè, di fatto, quello che uno deve fare, se uno vuole fare il computer circuitale, deve realizzare queste cose. Cioè, uno deve essere in grado... Di fatto il transistor è il componente base per realizzare poi le porte NAND, le porte copy del presentato. Quindi serve i building block che facciano queste cose. Il punto è che la questione è che dipende molto dall'architettura che sto usando. Perché è chiaro che se uso dei fotoni, o uso i superconduttori, devo poi usare delle tecniche diverse. Infatti il transistor funziona bene per la corrente. Lì anche nel computer classico uno potrebbe pensare a diverse modifiche, no? Del bit. E lì è stata scelta la corrente che dà il... Siccome in realtà qual è la tecnologia vincente, lì non esiste ancora, diciamo, dispositivo. È chiaro che questi circuiti superconduttori oggi presentano notevoli vantaggi proprio perché se ne possono mettere tanti in spazi molto piccoli. Chiaramente richiedono temperature criogeniche, ma questa è una tecnologia che oggi è abbastanza, facilmente disponibile, non si compra al supermercato, però diciamo, è una tecnologia abbastanza standard. Quindi questo è sicuramente un problema. Va bene, se non ci sono altre domande, vi ringrazio molto dell'attenzione. Spero che, diciamo, sono riuscito a trasmettere qualcosa dell'informazione quantistica, appunto, senza la pretesa di aver, che abbiate capito tutto, ma soprattutto con, secondo me, l'obiettivo di aver fatto crescere un po' la vostra curiosità, andare a approfondire alcuni di questi aspetti di cui abbiamo discusso. Grazie ancora.